ci sono aziende di successo e ci sono aziende il cui successo ha accompagnato, indirizzato e in qualche caso anticipato le trasformazioni sociali ed economiche di un paese. La spesa degli italiani è la storia di tre ingegnosi veneziani e della loro miscela di genialità, intuizione e curiosità. Ma questa non è solo la storia di un'azienda, è un racconto dell'Italia e degli italiani, delle nostre abitudini e di come la capacità di sapere interpretare i segni dei tempi ha portato un magazzino di appena 200 metri quadrati a diventare uno dei simboli della grande distribuzione italiana. Lungimiranza, la capacità di prevedere con saggezza avvenimenti futuri e di provvedere per tempo al loro sviluppo. Fu proprio per lungimiranza che si distingue PAM agli inizi degli anni 70, quando l'eccezionale carica libertaria del 68 subisce i colpi della crisi, della politica e del terrorismo. Fenomeni che cambiano lo scenario sociale degli italiani, i loro consumi e stili di vita. Ora bisogna fare i conti con le tasche più vuote. Dal consumismo ad libitum degli anni 60 si passa ad acquisti più attenti, complice anche la rivoluzione del self-service che permette ai consumatori di confrontare la qualità e i prezzi dei prodotti e di scegliere in autonomia. Come sempre, il cambiamento parte dalla tavola. Crisi significa meno dolci, meno ortaggi freschi e più conservati, meno vino e più birra. Le donne lavorano sempre di più fuori casa ed ecco quindi che si riduce il tempo per cucinare e di conseguenza anche il consumo della carne bovina a favore di quella suina e del pollame. Per il momento pochi consumatori si accorgono che al crollo del potere di acquisto una risposta concreta può essere data dai discount che proprio negli anni 70 muovono i primi passi in Italia. Questa nuova modalità di vendita, nata in Germania, era caratterizzata da servizi e personale ridotti all'osso, assortimenti limitati di prodotti e, soprattutto, da prezzi incredibilmente bassi. E PAM non poteva certo rimanere a guardare. Per i supermercati non è un bel momento. La crisi ha portato a consumi più cauti. A complicare la scena c'è la crescita della competizione e una legislazione sfavorevole che limita, se non addirittura punisce, le superfici di vendita di grandi dimensioni. In questa situazione fu necessario per PAM modificare la strategia. Parola d'ordine: diversificazione. In molti ricordano l'insistenza del presidente Tito Bastianello nel promuovere la sua idea guida di diversificazione basata sulla multicanalità. E alla burocrazia stringente, PAM risponde con il lancio di Metà, catena di negozi discount. Convenience store, minimarket di quartiere, superette che dir si voglia, si trattava di punti vendita inferiori ai 400 metri quadrati con assortimenti di prima necessità. Lungimiranza. Per mettere in piedi e organizzare Metà, il ragioniere Adriano Checchetto si reca dove del discount si faceva scuola, in Germania da Aldi. E trovò la chiave, tant'è che anche se modificati negli anni, dopo aver passato il testimone del discount a Ins Mercato nei primi anni 90, i negozi Metà esistono ancora oggi. I punti vendita Metà furono testati nei luoghi più remoti, scelti ad hoc da Checchetto. D'altronde, raccomandava sempre Tito Bastianello, se un negozio avesse avuto successo in mezzo al nulla, lo avrebbe avuto ovunque. L'insegna, disegnata e pensata dall'agenzia Armando Testa, è costituita dal nome scritto in rosso, diviso in due da una pesante accetta. Forse il messaggio è un po' brutale, ma di certo anche molto eloquente. Mentre i negozi Metà iniziano a diffondersi sul territorio, importanti accordi con IBM permettono l'ingresso dell'innovazione tecnologica nei punti vendita PAM. Un accordo di mutuo interesse che da un lato permette al colosso informatico statunitense di entrare in Italia dal portone della grande distribuzione e dall'altro permette a PAM di affacciarsi al mondo dei codici a barre, ai tempi allora sconosciuto ai più. Ricerca continua di innovazione, serietà, lungimiranza nel capire che i supermercati da soli non sarebbero bastati ad affrontare i momenti più difficili. I fattori di successo di PAM vanno ricercati nella genesi dell'impresa di Spinea. I tre soci fondatori erano competenti, laureati
con esperienze negli Stati Uniti. Soprattutto, credevano nelle persone e nella correttezza, trasparenza e meritocrazia, valori che furono seminati e che le generazioni a venire avrebbero raccolto. Fin da subito, nell'affrontare, per esempio, gli imminenti anni Ottanta.